Buongiorno dal reparto ambientale della Polizia Locale. Controlli diffusi della Polizia Ambientale nei quartieri di Pianura, Soccavo, Vomero, Poggioreale nel centro storico. Anche in Piazza Municipio e in Via San Giacomo scoperti e multati alcuni cittadini che abbandonavano i rifiuti in pieno giorno. Episodio increscioso a Fuorigrotta in via Metastasio, dove è stato segnalato lo sversamento notturno di materiali di cantiere al centro della strada. Un fatto grave e particolarmente dannoso che ha bloccato il traffico fino alle 8 del mattino dopo, quando una squadra di ASI è intervenuta per ripulire la carreggiata, ostruita da calcinacci, mattoni, documenti e perfino da una colata di bitume. Una ditta del Vomero, ritenuta responsabile dello scempio, è stata denunciata alla magistratura. Controlli e sanzioni anche a Ponticelli in via De Roberto, dove alcuni furgoni trasportavano rifiuti in modo irregolare. In piazzetta Salazar, alle spalle di Piazza del Plebiscito, è stata rimossa la piccola discarica abusiva che deturpava lo spazio pubblico. Multe per alcuni cittadini colti in flagrante ad abbandonare i rifiuti sul selciato. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. I farmaci non vanno mai mescolati ai rifiuti normali, ma devono essere portati negli appositi bidoni nelle farmacie. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. I commercianti che devono smaltire imballaggi cartacei sono tenuti a depositarli ben piegati e legati fuori al negozio ad orario di chiusura. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.